della Ferrari, la professoressa Tiziana Catarci. Nessuno in realtà prima si era mai candidato. Si è mai chiesta perché non si erano mai candidate prima? È una bella domanda. Forse non sai, i maschietti hanno lo stesso bene. Scendi il microfono se non si sente. Non si sente. Microfono. È un ingegnere, avete visto, l'ha guarito con le cose. Vicino, perché tanto poi c'è il resto, piacere. Sì. Ecco, così. Ce la possiamo fare? Sì. Sì. Beh, ti ho detto, forse, la, diciamo, sai, l'università è un pochino maschilista. No! Poco. Siamo beh, quasi come i svezzi. No, vabbè. Però... diciamo le hanno dissuase e sono stati quei cavalli di Frisia che hanno visto quando uno si deve avvicinare alle candidature. Come ti stai come si sta accostando a questo progetto, insomma, in questa attesa di questi giorni prima delle elezioni? Beh, una specie di tour de force che ti aiuta a essere in forma. Stamattina abbiamo cominciato alle 8 del mattino praticamente, poi incontri tutti insieme, poi incontri singoli, poi interviste, poi ogni tanto devi pure pensare un attimo a quello che devi dire al prossimo incontro e così via. Ma sta incontrando delle resistenze? Secondo lei c'è davvero questo maschilismo in questo approccio? Sta dicendo la prima cosa che ha pensato. Anche quella, appena. Ah, vogliamo conoscere un po' meglio, no? Questa prima donna che si candida, no? Lei ha questa passione per le scarpe, no? Quindi ha deciso di farle al rettore. Al signore che poi ricordiamo dopo. Sì, è felice. Però lui tanto scade. Si fa una scamozza. Ma l'anno scorso ha protratto. No, non è quest'anno che ha protratto. No, lui è scadenza quella che ci ha messo il bollino. Quindi, come i surgerati scaduto ormai, quella è proprio la scadenza regolare. Sì, esatto, ce l'ha anche guardato proprio come Brooke Logan, come Stefani Forrester quando abbraccia Brooke Logan. Allora, lei ha dichiarato che le donne dovrebbero studiare le materie considerate appannaggio dei maschi. Sì. Tipo? Tipo tutte le materie dell'ingegneria. Tutte le materie delle tecnologie e così via. Perché? Ma non lo dico solo io, è un problema diffuso in tutto il mondo. Per esempio in informatica, ingegneria delle comunicazioni, cioè tutte le materie che si chiamano in genere ICT, Information Communication Technologies. Dai, lo sapevamo tutti. La signora ha fatto una faccia attonita, io volevo chiarire. Tutte queste materie sono ancora ampiamente a componente maschile. E le donne cosa studiano mediamente più? Le donne studiano materie letterarie, oppure quando studiano le materie scientifiche studiano quelle che pensano che le porteranno a salvare il mondo. Medicina, la biologia, le cartugelle. Perché tutte si sono chieste, quelle che stanno facendo medicina hanno capito adesso perché l'hanno proprio, cioè lì ha dato voce al loro conoscenza. Non dovevano salvare il mondo. E pensano che l'informatica invece. Quelle che vogliono studiare chirurgia plastica, com'è che vogliono salvare il mondo? Quello poi viene dopo, quando si accorgono che il mondo non riesca a salvare, allora è meglio. Gli open data, allora se diventa rettore, chi prende come dice Assange, chi prende? Esatto, deve essere una buona idea. Che io la vedo proprio spregiudicata. Ah, vista! I dati sono di tutti.
dati sono su questo punto della campagna? Ma tutti i dati, siamo sicuri? Dati più i dati, i dati quelli ovviamente istituzionali nel nostro caso. Cioè, non è conto che mi fate in campagna. No, ecco, non è... Allora, so che lei è anche una grande sportiva che fa equitazione, qual è lo sport, cioè come si svolge la sua vita sportiva? Proprio che corre ogni mattina? Corro, sì. Che ha ricevuto delle lettere anonime? Sì, non sulla corsa però. No. Sulla corsa al rettorato? Anche prima. Ma cosa c'è scritto in questa lettera anonima, si può dire? Ha detto che vuole che i dati si sappiano, ci dica cosa c'era scritto. E qua andiamo su un tema delicato, il pettegolezzo, che è stato una delle donne che voglio diventare donne di potere, ma questo lasciamo stare. Allora, so che poco tempo fa avete tenuto un convegno sulle differenze di genere nella tecnologia nello studio e il ministero l'ha chiamato Nuvola. Si chiama la Nuvola Rosa. Però è un'iniziativa che è stata promossa in realtà dalle Nazioni Unite. Dottor Seduto sembra il nome non... Nuvola perché la tecnologia era un convegno soprattutto sull'informatica e la tecnologia che in questo momento è più, diciamo, va per la maggiore in questo settore è proprio la nuvola, il cloud. E quindi la nuvola rosa, questa è una... Il sì, capisco come giallo di parabola, diciamo. Ah sì, non avevo capito, la bene tanto anche. Allora, lei è tifosa romanista accanita, allora le faccio questa domanda. Tra lo scudetto alla Roma e la poltrona da rettore, cosa sceglie? La poltrona da rettore dura 6 anni, in questi 6 anni riusciamo a fare poi 5 scudetti. Ho fatto una scelta importante. Cioè sono più efficaci come studenti, gli uomini o le donne secondo lei? Studenti sono bravi e di tutti, a prescindere dal genere. C'è da dire che purtroppo io insegno a ingegneria informatica, dove la percentuale di donne è un po' scarsina, sfortunatamente. E quindi ci dobbiamo accontentare dei maschietti. C'è qualcuna? Cioè, c'è nessuno. I dati sono confermati dalla realtà. Allora, tra l'altro, quindi è la prima donna che corre per questa carica, quindi tutto sarei molto felice se ci fosse una donna finalmente rettora, anche perché c'è stata solo una donna, giusto? Che è stata, che oggi doveva essere qua con noi, Suor Merimelone. Che chi non avrebbe voluto avere Suor Merimelone? Chi? Chi? Suor Merimelone.